Le sinergie tra formazione e sistema produttivo diventano sempre più una realtà del sistema scolastico pugliese. Esperienza di punta della didattica orientativa del Marco Polo di Bari è il progetto Piazza Affari Tedesco. Tutto ha avuto inizio con l'adesione al seminario indetto dal Goethe-Institut di Roma lo scorso 19 settembre. In quella occasione sono stati illustrati obiettivi e caratteristiche di un progetto giunto alla sua seconda edizione. Una stretta collaborazione tra scuole e aziende a capitale tedesco è alla base dell'iniziativa, secondo un modello, quello duale, molto diffuso in Germania, come si è potuto constatare nel corso del recente viaggio a Bonn di una delegazione di dirigenti scolastici, tra cui il preside del Marco Polo. In ottobre è partito poi concretamente il progetto, che vede coinvolti 55 ragazzi di due classi del Marco Polo. Il progetto che inizia oggi alla nostra scuola Unternehmen Deutsch, Piazza Affari Tedesco. Rivolgiamo una domanda per chiedere di che cosa si tratta. Si tratta di un progetto del Goethe-Institut, per coinvolgere le scuole e le ditte, cioè creare un contatto fra scuola e ditta, imprese tedesche oppure imprese italiane che hanno a che fare con la Germania. Una buona partenza dunque, ma quali sono ora le prospettive di questa iniziativa? Lo abbiamo chiesto alla professoressa Zagariello, docente di tedesco del Marco Polo. Il progetto entra nel vivo della fase perché è previsto adesso il momento di incontro con le aziende interessate. Gli studenti hanno fatto delle ricerche sul territorio, hanno verificato e hanno scelto 3 aziende a capitale tedesco che operano nella nostra zona. Sarà il Goethe-Institut adesso a stabilire i contatti con queste aziende, ne sarà scelta una e con questa i ragazzi svilupperanno il loro progetto.